Mi è capitato già in passato un'altra volta di fare una proiezione all'interno di un luogo nel quale che si vede nel film, ed è stato quando alla Galleria Borghese a Roma decise di utilizzare il film per fare proiezioni durante il patrimonio. E la emozione è stata molto forte, perché essere in quel luogo, avere di essere presente in quel luogo vedere quelle immagini di quel luogo 80 anni prima, è stata una cosa che ha dato un sentimento. E qui la cosa è ancora più attuale, perché siamo al piano di sotto del luogo dove io ho fatto anche per il mese, e questo io lo incontrai per caso, che mi stavo facendo delle ricerche su, no, ma guarda un po', c'è un posto dove non si può neanche come posso fare. E quando sono arrivato, sia io che dietro la fotografia, abbiamo detto sì, lo so, è un posto piccolo, però guarda che facile che esce. E a me era molto piaciuto proprio il modo in cui era organizzato. Entro i ragazzi al buio, hanno le torce, esplorano lo spazio e trovano i nomi delle opere scomparse, delle opere raffiate, delle opere razziate, delle opere forse distrutte, esistono più. E ognuno di quelli è come una persona, come un individuo, del quale rimane una traccia, un po' come quando si va negli ostali di guerra e ci sono tutti quei nomi di persone che noi non conosciamo, ma vederli tutti lì elencati uno dopo l'altro, se noi ci fermiamo per un attimo a pensarci, cominciamo a immaginarci che vita possono aver avuto, come siano arrivati fin lì, come mai poi la loro vicenda si sia esaurita. Sulle opere d'arte la speranza è qui, vengono ritrovate, c'è sempre, e ogni tanto se ne ricordano. Però, ecco, l'unica cosa che voglio dire sul film, io ho fatto un film che potesse essere visto da tutti. Infatti noi lo stiamo portando nelle scuole adesso, laddove ci sono presidi e docenti che si interessano e riescono a creare, diciamo, in genere un film con una sala cinematografica. Questa cosa era una delle mie idee, quindi volevo che potesse arrivare anche a ragazzi che non si sono mai confrontati con un corpo storico. Ma prima ancora che un film storico, io volevo fosse un film sulla bellezza. E se ci sono riuscito, mi vedete alla fine, io vi auguro buona visione.